Cari amici del volto del ring, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a fare le analisi e a dire tutti i risultati di WWE Clash of Champions 2019. Partiamo subito col kickoff, un mega match valido per il titolo dei pesi leggeri, dove il campione in carica Drew Gulak ha sconfitto Humberto Carrillo e Lince Dorado in un triple threat match durato 10 minuti e 05, abbastanza longevo. È stato veramente molto interessante come match perché ha mantenuto il livello di qualità sempre alto dall'inizio alla fine, veramente ottimo match. L'altro match del kickoff invece decisamente peggiore di qualità, un match totalmente insufficiente, quello per il titolo degli Stati Uniti tra il campione in carica AJ Styles e lo sfidante Cedric Alexander, un match durato la miseria di 4 minuti e 55 secondi, veramente un match che pianificato peggio di così non si può, una porcata del genere non si vede manco nelle puntate settimanali di Raw e SmackDown, quindi match bocciato in pieno, AJ Styles alla fine ha sconfitto Cedric Alexander conservando il titolo, che novità! E quindi niente, finisce così questa rivalità. Nulla di che. Passiamo poi alla card principale. Partiamo subito con il match valido per i titoli di coppia di Raw. I campioni in carica Braun Strowman e Seth Rollins hanno perso il titolo contro Dolph Ziggler e Robert Roode in un match anche questo abbastanza breve, 9 minuti e 40. Un match breve in virtù del main event che ci sarebbe dovuto essere poi nel corso della serata tra Braun Strowman e Seth Rollins, quindi di conseguenza hanno pianificato un match breve, in pochi minuti hanno fatto un pochino tutte le manovre peculiari, diciamo che è stato frizzante per quasi tutte le fasi questo match qua, appunto perché bisognava fare un match di basso minutaggio, però spinto subito ad alti giri, niente, alla fine un'incomprensione tra Rollins e Strowman gli è costata le cinture di coppia, nulla di che. Poi passiamo al match valido per il titolo femminile di SmackDown, la campionessa in carica Bayley ha sconfitto Charlotte Flair in un match durato solo 3 minuti e 45, anche qua veramente non riesco a spiegarmi che cosa è successo. Un match da un minutaggio veramente basso, Bayley che vince facendo scagliare la testa di Charlotte sul cuscinetto dell'angolo, l'angolo che era sguarnito dal cuscinetto, quindi Charlotte ha sbattuto diciamo sullo spigolo vivo. Però anche là ci sono tante cose da dire, Bayley ha messo la mano sul cuscinetto, ha fatto così e il cuscinetto si è subito tolto, quindi anche qua realismo portami via, il cuscinetto ovviamente era già slegato di suo, perché altrimenti non mi spiego. Poi così un match fatto in fretta e furia, Bayley che manco ha esultato, ha preso, se n'è scappata subito nel backstage, non so dirvi altro, questo match è stato fatto malissimo. Passiamo poi al match valido per i titoli tag team di SmackDown, i campioni in carica Big E e Xavier Woods in rappresentanza del New Day hanno perso le cinture per mano dei The Revival in un match durato anche questo non tantissimo, 10 minuti e 15, questo match onestamente non mi ha divertito per niente, solo gli ultimi minuti è stato un pochino frizzante, di qualità accettabile. Però sono contento per il risultato perché i New Day hanno stufato, sono sempre là in mezzo alle scatole, nel giro titolato era giusto portare un po' di aria nuova, i The Revival sono stati campioni di recente, ok, a Raw, però adesso a SmackDown magari si aprono nuovi orizzonti, nuove sfide, sono contento per la loro vittoria. Passiamo poi al match valido per i titoli tag team femminili. Alexa Bliss e Nikki Cross, le campionesse in carica, hanno sconfitto Mandy Rose e Sonya Deville. Meno male, perché se fosse successo il contrario mi avreste già trovato impiccato dentro casa. In un match durato 9 minuti e 05, insomma un minutaggio nella media diciamo.
Il match onestamente non mi è piaciuto per niente, è fatto malissimo. Purtroppo non si riesce a trovare un tag team degno di sfidare Alexa Bliss e Nikki Cross in modo qualitativo in un match davvero impegnativo. Quindi si cerca di fare quel che si può. Le due campionesse conservano le cinture e vanno avanti in attesa di un tag team decisamente di miglior livello. E niente, Mandy Rose e Sonya Deville ritornano nel mid-carding. E non so, vediamo. Passiamo poi al match valido per il titolo intercontinentale. Shinsuke Nakamura, ovvero il campione in carica, ha sconfitto The Miz. Ovviamente sapete che... potete già immaginarvi che l'ha sconfitto in modo abbastanza truffaldino. Quindi ha conservato la cintura. Un match anche questo nella media come durata, 9 minuti e 35. Nulla da dire, un match non troppo divertente. Diciamo che ha dominato in larghi tratti The Miz e poi alla fine le solite intromissioni di Sami Zayn hanno fatto il resto. Che dire, anche qua un match brutto, non mi piace. Io vorrei vedere per il titolo intercontinentale sfidanti nuovi, volti freschi. Invece sono sempre le stesse persone. Poi Nakamura l'abbiamo visto anche nei suoi precedenti regni da campione degli Stati Uniti, eccetera. Non dà quel valore alla cintura. Anzi, ho quasi la percezione che quando lui vince un titolo, con la cintura che ha in mano, perda valore. Lotta poco, o se lo fa sono match di bassa qualità. Anche oggi, insomma, il match non è stato proprio il top. Non so se sia dovuto magari al fatto che non riescono a dare un avversario degno, una faida che lo possa stimolare, oppure magari le decisioni del booking che non sono soddisfacenti, magari il match andrebbe bookato meglio. Non so che dirvi, perché Nakamura ad NXT ad esempio aveva fatto benissimo, però da quando è nel main roster, ragazzi, veramente tutta un'altra cosa. Per me è una delusione totale, ma non è colpa sua secondo me, è proprio la sua gestione che è fatta male, però non so che dire. Poi adesso qua passiamo in un nuovo scaglione. Se lo scaglione dei match che vi ho appena detto è uno scaglione veramente brutto e negativo del pay per view, adesso passiamo nello scaglione dove ci sono state le cose più interessanti e positive e match fatti meglio. Infatti partiamo da Sasha Banks contro Becky Lynch, valido per il titolo femminile di Raw, campionessa in carica Becky Lynch, che perde ma non il titolo, poiché la sconfitta avviene per squalifica. Becky infatti ha colpito con una sedia all'arbitro, dopodiché si è scatenata una rissa con Sasha, al termine della quale Becky ha continuato a infierire a colpi di sedia sulla boss. Match durato ben 20 minuti tondi, anche se c'è stata la squalifica, però qua c'è stato un match lungo con un lottato importante, fatto bene, un match comunque costruito in modo veramente ottimale. A prescindere dal risultato, si evince che la loro faida non è finita qua, anzi, che possono dare ancora più spettacolo, offrirci contenuti anche migliori, magari nella cella infernale ad Hell in a Cell. Quindi insomma, questo antipasto di un loro match decisivo futuro è stato più che accettabile, è andato bene. Quindi insomma, nonostante tutto Sasha vince per squalifica, però si guadagna una rivincita per il titolo femminile. Staremo a vedere che succederà. Poi abbiamo il match valido per il titolo WWE tra il campione in carica Kofi Kingston e lo sfidante Randy Orton. Stavolta, a differenza di SummerSlam, il match è finito in modo pulito. È stato anche più qualitativo, mi ha divertito di più. Finalmente si sono ripresi, rinvigoriti dopo, diciamo, la brutta figura fatta a SummerSlam, dove entrambi gli atleti erano visibilmente fuori forma. Oggi invece sono stati davvero al top. Hanno dato tutto quello che potevano dare. È stato il match decisivo e finale della loro faida, perché ha vinto Kofi Kingston conservando con successo il titolo WWE in modo pulito al termine di un estenuante match durato 20 minuti e 50. Che dire, si chiude qua la rivalità. Non c'è nessun finale che lascia intendere ad una rivincita futura.
quindi si chiude così la loro rivalità. Niente, io a questo punto mi aspetto che in vista di Hell in a Cell Kofi debba fare visita su Plex City e vedere un pochino di che passa è fatto contro Brock Lesnar. SmackDown adesso sta passando a Fox, servono volti importanti per rendere SmackDown lo show più importante della WWE, o almeno alla pari di Raw. Brock Lesnar a Raw ha già dato tutto, tra l'altro la dirigenza gli ha negato ogni tipo di match futuro per il titolo universale contro Seth Rollins, e quindi entra in gioco la possibilità di passare a SmackDown su Fox con un roster ultra potenziato, e appunto lui è l'unico che può battere Kofi. Io tra l'altro sono contro al push di Kofi in modo così esagerato, che secondo me è solo per esaltare i mociosetti che vanno lì all'arena, che si mettono a idolatrarlo con mamina e papino, perché onestamente io veramente in tutti gli anni che seguo la WWE, da quando sono piccolo, vi posso assicurare che se devo fare una top 5 dei peggiori campioni e dei peggiori regni, questo è il peggior regno e uno dei peggiori 5 campioni che ho visto in tutta la mia vita. Veramente un regno peggiore di questo non si può vedere. Kofi è stato pushato in un modo esagerato, ma proprio molto esagerato, roba che manco Roman Reigns all'epoca, che veniva fischiatissimo, veniva pushato così tanto, ma Roman è un altro conto. Kofi l'hanno pushato in un modo che non si è mai visto, ma manco il Daniel Bryan, che vinse il titolo a WrestleMania 30, era così pushato. Una cosa totalmente irrealistica. Quindi ragazzi, io mi auguro veramente che arrivi Lesnar e si prenda il titolo, perché veramente, tanto Kofi ha già battuto tutti a SmackDown, quindi basta, è ora che arrivi Lesnar, Suplex City e fine della storia. Passiamo poi al no disqualification match, no squalifiche, tutto è consentito, tra Eric Rowan e Roman Reigns, un match durato la bellezza di 17 minuti e 25, Eric Rowan ha stupito tutti, veramente informissima, l'ex alleato di Daniel Bryan, e clamorosamente, in modo shock, ha battuto Roman Reigns, proprio perché nel momento in cui Roman stava per eseguire la spear è arrivato clamorosamente Luke Harper, facendo il suo ritorno in WWE, ha aiutato il suo ex compagno di coppia prima nella Wyatt Family e poi nei Bludgeon Brothers, Eric Rowan, attaccando selvaggiamente Roman assieme a Rowan, e quindi alla fine Roman ha perso. La rivalità tra loro non si chiuderà qua, sicuramente proseguirà anche ad Hell in a Cell, non so se in un handicap match oppure Roman si troverà un partner di coppia, non lo so, però veramente questo match mi è piaciuto molto. Io mi aspettavo, vi giuro, che sarebbe stato uno dei match peggiori della serata, un'autentica bidonata, invece si è rivelato uno spettacolo puro. Poi bellissimo il ritorno di Luke Harper. Passiamo poi al main event, scontatissimo l'esito, era telefonato, roba che manco la 619 è così tanto telefonata, qua proprio era telefonatissima. Match per il titolo universale durato 11 minuti, campione in carica Seth Rollins, ve lo dico già, ha sconfitto Braun Strowman dopo aver eseguito 1 milione di curb stomp, 300 miliardi di calci in testa, sono state botte da orbi, tavoli sfondati, c'è stato un casino allucinante. Un match bello, durato il tanto giusto, sempre ad alti livelli dall'inizio alla fine, un main event che mi è piaciuto, Strowman ha dato tutto. Per un attimo ho sperato che vincesse, invece non è stato così, ma tanto si sapeva. Così come si sapeva che Seth Rollins, una volta vinto il match, si è diretto verso lo stage d'ingresso, si sono calate le luci, è arrivato Bray Wyatt nei panni di The Fiend, che lo ha soffocato con la Mandible Claw, prima una Sister Abigail, poi lo ha, diciamo, sottomesso. E niente, termina così col finale più scontato che sapevano ormai anche i muri, perché ovviamente siamo nell'era di internet e quindi gli spoiler viaggiano selvaggi, quindi ovviamente cosa fanno? Cosa dicono?
dobbiamo essere furbi, non dobbiamo far trapelare le notizie, perché altrimenti se si sa poi la gente non si stupisce più. E invece parliamo, parliamo, apriamo la bocca, apriamola, apriamola. Quindi si sapeva già che sarebbe arrivato The Fiend, però va bene così. È un finale perfetto per un pay-per-view che diciamo che nella prima fase, nel primo scaglione di match, è stato altamente insufficiente. Poi nel secondo scaglione, dal match di Sasha contro Becky in poi, è stato veramente interessante. Quindi se dobbiamo dare un 4 all'inizio e un 7 al secondo blocco, diciamo, stabilendo all'incirca una media, diamo una sufficienza molto tirata, ma molto tirata. Quindi un 6 per questo pay-per-view dove si poteva fare di più, però con una card strapiena di match. Di conseguenza, poi i match devono essere fatti corti in un certo tipo di modo. Quindi, insomma, hanno fatto quel che potevano fare. Però, per il resto, un pay-per-view che mi è piaciuto. Tanto lo so già, qualche bimbo minchia adesso arriverà, metterà il dislike. Ah, ma il volto del ring sta dicendo cavolate. Bravi, tornate a giocare con le bamboline e andate negli altri canali. Perché nel mio voglio solo gente seria che discute e che anziché mettere i dislike. Hanno le cosiddette per venire nei commenti e dire la penso così. Chi ha il coraggio di esporsi, di commentare, di dire la sua è sempre ben accetto. Chi si nasconde dietro il dislike è solo un bimbo minchia che può tornare ad andarsene a beep. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate assolutamente un'iscrizione al canale. Cercatemi sui profili social. Il volto del ring official. Scritto tutto minuscolo e tutto attaccato. Il volto del ring official. Su Twitter e su Instagram. I due social migliori che ci siano. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!